Al 70° anniversario dell'AIA di Agrigento c'è anche il vicepresidente nazionale Duccio Baglioni, venuto qui ad Agrigento per onorare questa bella festa. Cosa ne pensa di questo movimento e di questa sezione? Un movimento importante, sono felice di essere qua oggi a rappresentare tutto il Comitato Nazionale ad Agrigento per il suo 70° anniversario, una sezione storica, una sezione radicata in un territorio non facile dal punto di vista arbitrale, ma che ha visto tanti arbitri raggiungere livelli importantissimi a livelli internazionali e dirigenziali, tra arbitri e anche assistenti osservatori. Sono felice soprattutto di aver visto appena entrato, sono appena arrivato, tanti giovani, tanti ragazzi che sono la nostra forza, il nostro futuro, coloro che ci danno la linfa per portare avanti un progetto importante. L'AIA va avanti, ha compiuto 110 anni quest'anno, l'abbiamo festeggiata con 110 ragazzi di tutte le regioni italiane. Oggi siamo ad Agrigento a festeggiare giustamente il suo 70° compleanno. Anche Katia Senesi del Comitato Nazionale dell'AIA è voluta essere presente per questa manifestazione dei 70 anni dell'AIA di Agrigento. Un bel ricordo comunque. Un bel ricordo e un bel punto di partenza anche per tutti i nuovi associati, perché questa è una sezione che ha una storia molto importante, una storia che noi oggi celebriamo e che non è che celebra soltanto il passato, ma vuole essere anche poi diciamo, una sorta di evento per impegnarci per il futuro, quindi per augurare a questa sezione almeno altrettanti anni come quelli che ha appena vissuto. Di che cosa si occupa Katia Senesi in seno all'AIA? Io faccio parte del Comitato Nazionale dell'AIA e all'interno dei progetti che seguo ce n'è uno che a me sta particolarmente a cuore, quello dello sviluppo dell'arbitraggio femminile all'interno della nostra associazione. È un tema particolarmente caro non solo a noi, ma lo sviluppo del ruolo della donna all'interno dello sport sta diventando una materia centrale per tutte le discipline sportive, ma anche al di fuori dell'ambito sportivo. Le donne rappresentano un'opportunità e non un ostacolo. Cosa può dire alle ragazze che si vogliono avvicinare allo sport dell'arbitraggio? Ma dico che sicuramente è un'opportunità che dovrebbero cogliere perché questa è un'attività che ci forma, ma non soltanto a noi donne, un po' a tutti, ci forma a 360 gradi. Le donne hanno l'opportunità in questo momento di fare qualcosa di importante perché il calcio in questo momento è pronto, il mondo del calcio è pronto ad avere un arbitraggio. È una terna femminile, quindi non soltanto un arbitro donna al centro del campo, ma una squadra di professioniste preparate, atlete che sappiano dimesticarsi in un ruolo che storicamente non appartiene a noi, ma che noi possiamo contribuire attraverso la nostra esperienza a rendere migliore. Beh, nella bella location del Monastero Santo Spirito è presente il presidente regionale dell'AIA, Cristina Anastasi, ad onorare i 70 anni della sezione di Agrigento. Sì, una bella occasione per manifestare insieme questa bella ricorrenza, insieme al Presidente Gero Grago, tutto il Consiglio Direttivo e gli associati agrigentini. È sempre bello ricordare gli anni che sono passati per guardare con una nuova prospettiva al futuro, con obiettivi sempre più grandi per la nostra associazione. Un'associazione che quest'anno si è pregiata della sua presenza, una presenza femminile, forse non era mai successo. No, è la prima volta appunto in 110 anni di storia dell'AIA, un presidente regionale donna insieme a Graziella Pirriatore del CRA Emilia Romagna, quindi siamo due prime donne, ma è proprio perché vogliamo essere da esempio affinché non ci siano più prime donne e sia ormai una consuetudine. Questa prima esperienza da presidente. Tanto lavoro da fare, tanta organizzazione, ma i ragazzi sono entusiasti, i campionati sono importanti, i nostri campionati siciliani di eccellenza, promozione e prima categoria sono sempre uno step importante, ma gli arbitri stanno rispondendo bene e ne siamo orgogliosi. Al 70° anniversario dell'AIA di Agrigento c'è anche il vicepresidente nazionale Duccio Baglioni, venuto qui ad Agrigento per onorare questa bella festa. Cosa ne pensa di questo movimento e di questa sezione? Un movimento importante, sono felice di essere qua oggi a rappresentare tutto il Comitato Nazionale
ad Agrigento per il suo 70° anniversario, una sezione storica, una sezione radicata in un territorio non facile dal punto di vista arbitrale, ma che ha visto tanti arbitri raggiungere livelli importantissimi a livelli internazionali e dirigenziali, tra arbitri e anche assistenti e osservatori. Sono felice soprattutto di aver visto appena entrato, sono appena arrivato, tanti giovani, tanti ragazzi che sono la nostra forza, il nostro futuro, coloro che ci danno la linfa per portare avanti un progetto importante. L'AIA va avanti, ha compiuto 110 anni quest'anno, l'abbiamo festeggiata con 110 ragazzi di tutte le regioni italiane. Oggi siamo ad Agrigento a festeggiare giustamente il suo 70° compleanno.